Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, buonasera, diamo la buonasera anche a Beppe Marconi che questa sera non è con noi, torna assente dunque dopo un periodo che era stato iperpresenzialista. Proprio con lui ricorderete che eravamo stati qua qualche mese fa, qua dove? Al sottopassaggio, il nuovo sottopassaggio di Indicatore, che era atteso da tantissimo dalla frazione, quindi insomma una funzione assolutamente importante, frazione che non è più divisa in due. Ma eravamo stati anche facili profeti, perché eravamo stati qui dopo che si era allagato alle prime piogge pochi giorni dopo l'inaugurazione. Appena piove questo sottopassaggio va purtroppo sott'acqua. Vedete, ormai l'acqua si è quasi asciugata, però ancora si vede i resti dell'ultima pioggia, vedete anche qua sotto, è già passato poi più di un giorno dalla pioggia e quindi ancora c'è una pozza, figuriamoci magari appena piovuto, poi acqua ovviamente che porta con sé anche dei rifiuti, proprio perché è stato proprio progettato in modo non ottimale, per cui tra l'altro rifiuti che poi possono ulteriormente intasare il sottopassaggio, per cui l'acqua ristagna, non riesce a defluire, quindi ristagna completamente e guardate, tra l'altro è anche semi in pendenza e poi arriva addirittura agli scalini, come possiamo vedere, oltre a portare i rifiuti, come abbiamo detto, e comincia poi anche, col tempo, comincia anche a erodere poi questi scalini. Guardate dove era arrivata l'acqua, vedete? Pensate quanta ce n'era appena piovuto nelle scorse giornate. E poi hanno messo, questi spazi dove far defluire l'acqua, quasi apposta per farlo allagare. L'avevamo detto, l'avevamo sottolineato. Rivediamo proprio un pezzetto per dire che eravamo già stati qui pochi giorni dopo l'inaugurazione con Beppe Marconi e già la situazione era abbastanza chiara. Eccoci qua, SOS Arezzo TV, piove e quando piove, caro Beppe, si allaga. No, veramente è una cosa indicibile questa, sì. Veramente inconcepibile. Cosa? È stato fatto adesso. Ma cosa? Non abbiamo detto neanche dove siamo. Siamo a Indicatore. Siamo tornati a Indicatore. Nel nuovo sottopasso pedonale. Noi sì che veniamo nelle frazioni. Sì. Nel nuovo sottopasso pedonale, nel quale è stata fatta una grata nel lato di là. Vediamola, eccola. Che raccoglie l'acqua. Sì. Una grata dalla parte di là che raccoglie l'acqua. Però l'acqua che scende dalle scale defluisce tutto qui perché è più basso e quindi rimane tutto allagato. È arrivata anche una bottiglia che ha galleggiato fino a qui. Io vorrei sapere, il tecnico si hanno pagato qui o no? Perché effettivamente è inconcepibile una cosa del genere. Come si fa a fare le grate più alte e poi il marciapiede più basso? Ma forse si voleva fare una piscina, Indicatore anche. Per l'estate. Si voleva fare una piscina. È veramente inconcepibile. Un lavoro fatto adesso una cosa del genere. Sì. Inaugurato poche settimane fa, prima della fine dell'anno. È ridicola questa cosa. Di là è stato fatto più alto, giustamente, e l'acqua non scende perché la prende le grate. Ma dalla parte di qua, sicuramente l'acqua che scende dallo scivolo la prende la grata, ma l'acqua che scende dalle scale è oltre la grata e allaga tutto qua. Insomma, un'opera appena consegnata, sostanzialmente appena inaugurata più che altro, che si trova già in queste condizioni per una pioggia e qui non ci si passa se non ti vuoi bagnare. Anzi, bravo. Se vuoi provare quanto... No, ce l'ho sempre. Ecco, curioso di vedere a che altezza ti arriva. Ma ci puoi andare te? non so, mica invidioso, ci puoi andare te. Pensate, qui c'è stato un tecnico che l'ha progettato, un tecnico che l'ha costruito e un tecnico che l'ha collaudato. Il passante che ci si bagnerà. È il passante che si bagnerà. Boh. Insomma, eravamo stati facili profeti, non era difficile prevedere che con altre piogge, peraltro è un anno anche che ha piovuto poco sostanzialmente, a parte le piogge delle ultime settimane, in gran parte è stato un inverno, un inizio di primavera poco piovoso, quindi bene, chissà se dovesse piovere con la media degli anni scorsi, questo sottopassaggio va proprio sott'acqua, insomma è proprio nato male, un'opera utile che come abbiamo detto riunisce la frazione che era stata divisa, ma che veramente è stato progettato male perché appena piove
qui va tutto sott'acqua, insomma è davvero un peccato e la situazione sarà sempre peggiore, perché poi un'opera con più passa il tempo più subirà magari altri danni, altri problemi, magari ci saranno altri intasamenti dovuti ai rifiuti portati con l'acqua. È davvero un peccato che un'opera pubblica dopo tantissima attesa poi sia stata realizzata in questo modo. Ci vediamo domani.